Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che ci siamo beccati un'iniezione nella schiena da parte di un soldato di elite che a quanto pare ha inibito tutti i nostri poteri, a parte il camuffamento. E a quanto pare non stiamo bene. Quindi la missione di oggi è... Confessioni. Torna da Danacol, arrivo Danacol. Eccomi. Dana, non sto bene, mi hanno iniettato cose. Aiuto. Ah, moria. Però in realtà, se non sbaglio, questa iniezione ora ci sblocca nuovi poteri. Ah, sicuramente. No, ma stanno guardando qualcuno per lui, ok? È questo dottor chiamato Bradley Ragland. Where is he? Whoa. He's a good guy. Okay, you find him, he helps us get to McMullen. He's uptown at St. Paul's Hospital. He runs the morgue there. Wait, hold up. There's more. All right, so I did some research on Hope, Idaho. It was an army town. On July 20th, okay, la storia del 69. From the map. The official word was that it was an anti-government gun nut standoff. Some militia killed a bunch of people and the feds killed the militia. Now, there's only one survivor. Notice a girl, second from the left. Elizabeth Green. Okay, esatto. Looks an awful lot like a college student these days. Not bad for 55 years old. Duh. Hope Idaho was an experiment. How could you possibly know that? The people I've killed, they're in me. I can hear them, see the things they've done. What the fuck are you talking about? Esatto, lei non lo sapeva ancora. I'm supposed to do these things, but it's right. I can feel it. Find Ragland. And ask him about McMullen. Vai via, per favore. Ma cosa ti aspettavi anche tu, Alex? Cioè... Oh, my back. Feels like it's beating on me. Aia, che male. Il Barsita ha inibito i poteri, ma forse... Sì, lo so, grazie. Però che brutto vedere quella lucina messa lì. Va bene, questa missione sarà una missione... tutta stealth. Dovremo probabilmente solo intrufolarci da parte a parte fino ad arrivare all'obitorio, evitando i probabili soldati, grazie, che si nasconderanno nella struttura. Aspetta, vieni qua, grazie. Varie combo alternano quadrate e cerchio per trovarle nuove. Alcune combo devono essere sbloccate prima di poterle usare. Grazie. Cosa avrei fatto senza questo consiglio? Aspetta che ce ne sono altri, tra l'altro. Allora, qui abbiamo una sfera di quelle. Non dovevo potenziare lo scatto aereo. Non avrei dovuto. È terribile da usare. Avrei dovuto tenerlo a livello 1. Ecco, fatto. Oh, 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 tizio della trama degli intrighi. Che brutto quel bubone lì sulla schiena. Eccolo qua, sta scappando, sta scappando. Vieni qui. Ecco, ti do un abbraccio, non scappare. Dottor Ergad Ruiz. O Ruiz, non lo so. So what are we looking at here? A computer projection of the vector spread. As you can see, 14 days out, the model explodes. The spread is extremely wide, far greater than the Hope outbreak ever achieved. What we think we're seeing is this: lower mortality rate and longer incubation period. In short, we prepared for war with the wrong enemy. This is something new. Beh, mi fa piacere che lo sappiate allora. Va bene, proseguiamo. Per fortuna quando siamo camuffati almeno il bubone sulla schiena non si vede, dai. Ed eccoci arrivati all'ospedale. Che tra l'altro non è lo stesso ospedale dove siamo usciti quando abbiamo iniziato il gioco. Quando eravamo nell'obitorio anche noi. Come cacchio sei entrato qui? My medical opinion's not for sale. I'm impressed. What is it you want exactly? Your help stopping the virus. Why? You could say I'm symptomatic. So pick a side. I'll tell you what I know. But first, we need to find where the military has patient zero.
Dove sarà tenuto? Secondo me in una base militare. La butto lì. Okay, the bodies from the first outbreak of the key. Blackwatch Spectres took them. Find the Spectres, find the bodies. Maybe I Vieni can qua. Find some answers. Ecco fatto. L'aspetto di un soldato ora è la cosa più utile che possiamo avere. Soprattutto perché abbiamo il fucile. Visto che i nostri poteri sono stati inibiti, l'unico vero grande potere sono le armi da fuoco. Che bello passare per il ponte. Che tra l'altro, il gioco come lo rileva che è chiuso? Perché almeno tipo in Infamous e simili, il ponte era chiuso, esatto, perché per lo stesso esatto motivo, per lo più o meno, il ponte Infamous era distrutto e c'erano i soldati che sparavano. Qua almeno la motivazione è più o meno simile. Chissà se c'è qualche bug o glitch che ti permette di passare effettivamente dall'altra parte, anche se là in fondo non c'è nulla. Va bene, allora 3, 2, 1. Vai. E tra l'altro eravamo proprio vicino a questo ponte. Ti prego non buttare quel fucile però, Alex. È l'unica arma che abbiamo in questo momento. Ok, carro armato. Un po' di carri armati. Ok. Allora, starei un attimo lontano dalle zone con i droni io. Anche se la vedo difficile, esatto. Mi sa che i droni stanno proprio dove stanno i carri armati. Quindi se facciamo una piccola manovra, magari da un punto alto. Ecco fatto. Niente più drone su quel carro armato. Mangiamoci un soldato della Blackwatch. Ecco fatto. Nessuno ci ha visto, tra l'altro. Complimenti ai soldati. Mi scusi, ma mi serve quel carro armato. Sì. Che abilità. Aiuto. Carro armato. Ah, ma devo mangiarli tutti? Captain Lim. At ease, trooper. Get on the horn and tell them we've secured the Penn Station bodies. I'm taking the heavy armor to destroy a hive. Get control points up in this area, then rendezvous with us at Gentech. Yes, sir. Ma devo mangiarli tutti e quattro? Ti prego, dimmi di no. Ok, per fortuna. Ok, allora, dobbiamo andare verso quella parte lì. Quindi adesso giriamo a destra. Attenzione, fallo passare. Beh, Alex, per favore, prima che gli vai addosso, iniziano a sparare anche a te. Ok, dovremmo esserci sperando. Sperando che i rilevatori non ci freghino. E vai, ci hanno già sgamato. E vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua, dammi il corpo. Ho bisogno di mangiare. Vieni qua tu. Minchia. Ti prego, salici sopra. Troppo tardi, non ce la facciamo. Vabbè, sai cosa? Strike request answered. Package en route now. Over. Merda, allora. Siamo in una situazione di merda. Siamo in una situazione merdosa in cui siamo circondati sia dai nemici sia dai soldati. Ok, ora siamo camuffati per bene. Aspetta. Ecco fatto. Let it fly.
Ma ti sei appena sparato addosso? Squadra d'attacco seminata. Allora, calmi. Fire mission, fire mission. Call sign is almighty. Core says punch, do it now, Al. Ecco fatto. Dammi quell'arma, per favore. Vieni qua. Siamo in una situazione veramente di merda. Non sto capendo nulla. Troppa gente. Dove sono finito, help? Dio mio, che situazione di merda. Ecco, ho cambiato nel momento peggiore che potevo. Il vero problema non sono neanche i soldati. Il vero problema sono... Non vedo. Ok, ce l'abbiamo fatta almeno ad entrare. Ok, pessimo momento. Strike team is mobile. Ground teams find cover and await clearance to evacuate. Momento veramente di merda. Air support on deck, over. 08 give 9. Non riesco a colpirli tutti. Non con i giganti che mi stanno addosso. Che fanno i soldati? Bella. Bella missione del cazzo. Alex è morto. Allora, qual è il checkpoint? Ce l'ho ancora il carro armato? Certo che ce l'ho, meno male. Ok, ci dovremmo essere. Cosa buona, da quella distanza non avevamo già nessuno che ci poteva colpire. Perfetto. Ok, dovrei essere riuscito, ecco, a prendermi uno di questi. Ok. Colpito. Beccatelo anche tu. Ancora uno. Ecco fatto. Ok, strike team, here's your chance to blow this fucker off the map. So sfuckers. Package request confirmed. Ho bisogno di curarmi. Bisogno di cura. Strike squad is authorized and deployed. Però me ne manca solo una a questo giro. Vieni qui. Dov'è? Merda, l'ho lanciato via. Ok, ora abbiamo un sacco di cura. Dammi quel... ecco. Addio. Ok, finalmente. Beccatelo. Ok, è andato. Dovremmo... ecco, perfetto. Ne serve ancora uno. Addio al cosino qui. Addio all'elicottero. Addio a questo. E... aia, che male. Questo ha fatto malissimo. Ok, ho bisogno di curarmi di nuovo. Merda. Vieni qui.
Di nuovo in questa situazione. Vieni qui. Dobbiamo spostarci. Ok. Dobbiamo mangiare il più in fretta possibile. Che male. Ok. Ma ancora vivo sei. Oh, finalmente. E che cavolo. Allora, siamo ancora soldati sotto copertura, per fortuna. Io intanto mangio tutto quello che riusciamo. Fatto. Ma dite che l'attacco in massa critica posso farlo? Perché in teoria è un potere, però è un potere speciale. Forse possiamo farlo. Allora, prendiamo quel lanciarazzi intanto. Beccatelo. Ma dai! Ma che palle! Vieni qua tu. Fatti mangiare. Ok, siamo in massa critica. Ok, non posso usare il mega potere, ma almeno il colpo per spostare tutti dalle balle possiamo farlo. Merda. Ok, ok, calmi. Grazie. Ecco fatto. Addio all'elicottero. Merda. Devo mangiare. Ecco fatto. Devo abbattere l'elicottero ora. Ma vaffanculo questi cosi giganti. Ok, vieni qua. Fatti mangiare, che ho bisogno di cura. Sta missione qua, senza poteri, è terribile. Va bene, anche riuscire ad entrare sarebbe male. Merda, troppo tempo ci hai messo a fare tutte quelle mosse. Io continuo a girare intorno sempre allo stesso palazzo. Mi ha preso? Merda! No, 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 no. Mangia! Ok. No, dai, avevo appena finito di... No, che cazzo, no. Ce l'avevo appena fatta. Mi ero appena curato. Che palle. Che non possiamo neanche distruggere sto alveare, però. Allora, aspetta, ora che siamo mimetizzati, facciamo una cosa intelligente. Entriamo dentro fin da subito. Facciamocela così, aspetta. Facciamocela stealth, ma a bestia. Rimaniamo nascosti. Il problema, aspetta. Il problema sono i robottini. Ecco fatto, via. Via robottino. Allora, non l'abbiamo raggiunto. Dov'è? Addio al robottino. Allora, aspetta, 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 vieni qua.
Fammi entrare, grazie. God damn it! Fire 2 and 4! Move up! I'm out! Immagino che non si possa distruggere, vero? Merda, 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 via da qua, via da qua. Dobbiamo farcela steltissima sta missione. Dobbiamo tenerci alla larga. Dicevo, dobbiamo tenerci alla larga dai robottini. Ecco fatto, addio robottino. Dove sei? Ecco fatto, addio robottini. Ok, troppo tardi, bravo comunque. Chiunque l'abbia abbattuto è stato bravo. Allora, fammi entrare, ti prego. Questo è il modo più veloce per fare sta missione, veramente. No, aspetta. Via dalle mie balle. Ecco fatto. Almeno me ne sono liberato di uno subito. Fatemi entrare, fatemi entrare. Ok, è il modo veramente più facile per fare questa missione e non ci ho pensato fino ad ora. E nessuno sospetta nulla, e quella è la cosa buona. Finalmente. Il carro armato, meglio se ce lo teniamo. Ok, obiettivo completato e ne appaiono. Che palle, basta! Basta! Ok, 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 aspetta. Ok. Se riesco almeno a liberarmi di sti qua. Perfetto. Ok, aspetta. Ecco fatto, via. Ora che abbiamo tolto i robottini. Dove sei? C'è il fumo. Vieni qua. Fammi entrare, va. Ok. Capitano Eric Lim, finalmente. Sir, Director McMullen surrendered the bodies to a civilian. Ragland? Yes, sir. You did the right thing, son. Your new orders are this. Recover all samples, bodies, and evidence from Dr. Ragland. Bring them to base AE1. Ragland? Ma quindi il dottore era... If he doesn't interfere, leave him be. Non era così buono. He won't talk. And McMullen, sir. It's time for the doctor to learn who's in charge of this little excursion. Ma quindi il dottore in realtà non era bravo? Oh, finalmente ce la siamo riusciti a fare stealth sta missione. Però è meglio levarsi dalle balle. Oh, finalmente. It was perfect. They used Karen to get to me. Used the genetic material I'd collected to make a weapon to try and take me out. By the time I discovered she was working for Blackwatch, she was gone. Duh. But I had a bigger problem. A weaponized cancer was eating me from the inside out. I needed a doctor, okay? A special kind of doctor. I needed Ragland. How did it feel to be infected with something you couldn't control? Like, my own body wanted me dead. Did you ever consider how the parasite felt? An intelligent cancer ripped from its host. Yeah, I did. Once. Right before I killed it. Dun dun dun. Questa, non lo voglio negare, è stata una missione molto difficile, ma perché ho sbagliato l'approccio iniziale.
49% della popolazione. Qua ho sbagliato io l'approccio all'inizio, infatti siamo morti in modo molto sbagliato troppe volte. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!